Da poco più di una settimana, The Medium è finalmente disponibile per l'ecosistema Microsoft. I possessori di PC Xbox Series X e S hanno potuto dare un primo assaggio a questa next gen con l'interessante titolo del Bloober Team, attesissimo dagli amanti dell'horror, sia per le sue forti reminiscenze di Silent Hill 2, sia per il fascino narrativo che permea i titoli del film polacco. Ma com'è andato questo lancio ora che tutti o quasi abbiamo portato a termine le vicende di Marianne? Scopritelo con noi! In linea con le produzioni attuali dei ragazzi di Bloober, The Medium è un horror dalla forte componente narrativa e dal gameplay immediato e intuitivo, che alterna le meccaniche del tradizionale walking simulator in terza persona alla soluzione di enigmi ambientali, mai troppo complessi. Le telecamere fisse, marchio distintivo degli horror old school, danno ulteriore risalto a quella che è la meccanica di gioco principale, il Dual Reality System. Mary Ann è infatti una potente medium capace di muoversi sia nella dimensione reale, Sia. e soprattutto in quella spirituale. Nell'universo di The Medium tutto sottostà ad un principio di azione e reazione. Qualsiasi cosa faremo in una delle due dimensioni, questa avrà uno o più effetti nell'altra. Sfruttando questo dualismo, che si traduce in un gameplay innovativo che lo sviluppatore ha addirittura brevettato, dovremo far luce su un profondo mistero personale che lega Marianne al Neva Hotel, una location poco ospitale, quella in cui ci muoveremo per circa 7 ore, costantemente braccate da un'entità malevola che vuole prendere possesso del nostro corpo. In questo speciale analizzeremo con voi gli aspetti più riusciti di questo The Medium e, allo stesso modo, quelli che ci hanno convinto un po' meno. Per maggiori dettagli, ovviamente, vi rimandiamo alla recensione disponibile nelle pagine di Game Experience, dove il titolo è stato premiato con un ottimo 8,5. Il piatto forte di The Medium si chiama Dual Reality System, un inedito meccanismo di gioco che permette di controllare simultaneamente l'azione di Marianne nelle dimensioni reale e spirituale. Per avanzare nello scenario o risolvere un enigma sarà necessario compiere determinate azioni da una parte, sfruttandone le immediate reazioni dall'altra. Attenzione! Mondo reale e spirituale non sono identici. Alcune zone accessibili in una dimensione non lo sono dall'altra. Sarà dunque necessario esaminare lo scenario alla ricerca di una possibile soluzione o abbandonare temporaneamente il nostro corpo reale, esplorando per un breve lasso di tempo la dimensione ultraterrena e gli spiriti che lì dimorano. Il Dual Reality System, pur sembrando complicato nelle prime battute di gioco, si conferma carta vincente nel giudizio complessivo di The Medium e offre un'esperienza sovrannaturale, convincente ed appassionante. Altro punto assolutamente a favore di The Medium è la sua colonna sonora, firmata niente meno che da Akira Yamaoka. Gli amanti dell'horror e in particolar modo di Silent Hill avranno esultato nell'apprendere che il celeberrimo compositore era a bordo di questo progetto e con lui al microfono la bravissima Mary Elizabeth McGlynn.
Il risultato parla da sé già nei primissimi minuti. Le sonorità di The Medium sono evocative ed ispiratissime, abili nel veicolare la malinconia, tormento interiore, paura e sconforto. La cifra stilistica di Yamaoka rimane dunque inalterata anche in questa produzione, sul cui valore artistico c'è assolutamente poco da dire. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Uno degli aspetti più riusciti dell'intera produzione è senza dubbio l'impianto narrativo. Già dai tempi di Layers of Fear, passando per Observer e The Blair Witch, lo studio polacco ha da sempre preferito una sceneggiatura profonda e dalle forti connotazioni psicologiche ad un gameplay sfaccettato e profondo. Con The Medium, il team conferma questa scelta stilistica. Dal punto di vista narrativo, però, alza ulteriormente l'asticella, inserendo una storia personale fatta di drammi e rivelazioni in un tormentato universo spiritico, che non è semplice cornice, ma, al contrario, è fondamentale nella storia di Marianne. La caratterizzazione di quest'ultima e di tristezza e il loro fragile rapporto sono pennellati con delicatezza e maestria, dosando le informazioni chiave poco per volta in modo da tenere alta la curiosità per tutta la durata dell'avventura. Seppur convincente in termini artistici, grazie anche all'evidente ispirazione all'operato dell'artista polacco Beziński, la componente tecnologica di The Medium presta il fianco ad alcune critiche. Su Xbox Series X ed S, ad esempio, abbiamo riscontrato occasionali cali di framerate e, specie nelle sequenze doppie, la presenza di glitch, artefatti o illuminazioni errate, che rovinano in parte la resa visiva. Stiamo tuttavia parlando di difetti di lieve entità, che non dubitiamo potranno essere corretti con opportune patch. L'ottimizzazione della versione PC di contro è discutibile. Anche i PC più carrozzati, e parliamo di schede video del calibro delle RX 3070 e 3080, faticano a gestire al meglio il titolo. Come ammesso dallo stesso sviluppatore, serve parecchia potenza per gestire simultaneamente due scenari distinti, renderizzati in real time a 4K e con ray tracing attivo. Ma chi ha investito somme ingenti per un PC gaming di fascia alta, di fronte a questa giustificazione, potrebbe comunque avere di che ridire. Pur muovendosi nel solco della tradizione Bluebird, il gameplay di The Medium incarna l'aspetto più dibattuto del titolo. Da un lato abbiamo l'ottimo Dual Reality System, che regala carisma e feel unici all'intera produzione. Dall'altro, tuttavia, siamo di fronte ad un titolo derivativo e lineare, un lungo corridoio entro cui Marianne si muove con regole di interazione basilari e forse troppo semplicistiche. La componente Walking Simulator sovrasta in modo deciso quella puzzle. Quest'ultima, dal canto proprio, offre enigmi più in linea alle tradizioni dei vecchi Resident Evil e Silent Hill, rendendo di fatto il coefficiente di sfida non particolarmente ostico per un giocatore rodato. La tradizionale assenza di nemici fa sì che le uniche sezioni in cui vi sia il rischio tangibile di game over siano quelle stealth e quelle di escape, che entrambe coincidono con l'ingresso in scena delle fauci. Sequenze indubbiamente riuscite al cardiopalma, questo è chiaro, ma niente a cui un amante del genere non si è abituato già da tempo. E per oggi su The Medium è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi subito ai nostri canali YouTube e social. Trovate tutte le info qui sotto. Come sempre vi aspettiamo sulle pagine di Game Experience per la recensione completa di The Medium e per essere sempre aggiornati con le ultime novità.